Buongiorno o buonasera, ovunque voi siate in questo momento, vi presento Sara. Antonio, di dove siete? Monte San Vito. Senigallia. Senigallia, Monte San Vito è famosa per? La festa della birra. La festa della birra. Ma come la festa della birra? Sì. Monte San Vito è famosa per la festa della birra. Ci sarà anche qualcosa di più serio. Che cosa c'è di più serio? La festa della birra. Perfetto, va, Senigallia. Allora, noi siamo qui per parlare di che cosa? Cosa facciamo? Sta per andare in onda? Il Cooking Quiz. Cooking Quiz, che è? Un quiz di cucina. Di cucina, bene, parleremo infatti di? Di cucina. Ami da pesca. Ma no, ami da pesca, no, di cucina, bravissima. Tu diventerai una chef? Speriamo. Bene, il tuo piatto preferito? Dolce tiramisù. Bene, il tuo invece? È anche a me i dolci. Perfetto, vai in palestra? Sì. Sì, ma non vai quando è chiuso. Esatto. Andiamo, ciao. La Campofilone. Pasta all'uovo dal 1912. Da Capità Mondo Casa, lo shop online di articoli per casalinghi. Citrus nasce per via dell'esperienza ventennale della mia famiglia nel campo degli agrumi. Proponiamo un paniere di prodotti studiati in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi per la prevenzione a tavola. Citrus, l'orto italiano. Frutta e verdura di stagione per un'alimentazione più sana e consapevole. Cucinoteca, laboratorio creativo di cucina ideata da Oggetti e Desideri Casa. Piazza, dal 1880 al fianco dei professionisti dell'oggi e del domani per inventare, progettare e produrre soluzioni per la ristorazione. Benvenuti a Cooking Quiz, il modo tutto nuovo di parlare di cucina in televisione. Lo facciamo attraverso i ragazzi, con i ragazzi e con la collaborazione, lo sapete, di Plan, la casa editrice numero uno nelle adozioni scolastiche per quanto riguarda gli istituti alberghieri, e con gli chef di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Intanto vi presento l'istituto, è il famoso istituto Panzini di Senigallia, al quale farei un applauso perché è uno degli istituti più importanti nel settore alberghiero d'Italia, quindi motivo di orgoglio per il nostro tricolore. E poi vi presento lo chef che ci accompagnerà e accompagnerà anche voi a casa con qualche suggerimento, qualche spiegazione, qualche trucchetto di cucina. Lo chef si chiama Bruno Cossio di Alma. Buongiorno chef, l'argomento. Buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi l'argomento che andremo a affrontare sarà gli anni 80 e 90, la cucina degli anni 80 e 90. Bene, allora avremo occasione di saperne qualcosa in più sulla cucina degli anni 80 e 90, sicuramente scaduta o comunque si è moltiplicata, si è riproposta nel tempo. Cominciamo la batteria di domande, non prima di avervi presentato le nostre classi. E comincerei con la terza B, un applauso a Luca che è il team leader che hanno scelto. Buongiorno Luca. Vai. La terza D, il team leader si chiama Davide, buongiorno Davide. Già pronto per la palestra vedo.
Poi me ne vado in terza E, dove il team leader che hanno scelto lontanissimo si chiama Claudio. Buongiorno Claudio. Che aria da birichino che hai. È il team leader della terza C, si chiama Marco. Buongiorno Marco. E chiudo con pieno di chef femmine, o presunti aspiranti chef femmine, hanno scelto tutti i team leader maschi. L'ultimo, ma non per questo il meno importante, si chiama Michael ed è il team leader della terza A. Buongiorno Michael. Tutto è pronto, si parte con la batteria delle domande, divertitevi anche voi da casa. La prima domanda è: fra i seguenti piatti, secondo voi, è più ricco di proteine? Un piatto di spinaci in insalata, l'uovo in camicia, la pasta al pomodoro o la pasta al pesto? Oh, c'è emozione. Non me lo rovinare il team leader, siamo solo alla seconda domanda, va piano. La risposta esatta è l'uovo in camicia, ottimo! 5 su 5 un plan. Chef, sei stato molto bravo. Terza e ancora una volta, di seguito tutti gli altri, meccanismo capito, tutto a posto, vi vedo sorridenti. Impegniamoci ragazzi, attenzione. La prossima domanda è su alimenti e bevande. La domanda è la seguente: per funzione plastica degli alimenti si intende consentire importanti attività da parte del metabolismo, oppure fornire materiali per rendere possibili riparazioni e crescita dei tessuti, fornire energia all'organismo, o sono tutte e tre sbagliate, quindi nessuna di queste opzioni è corretta? Chi mi dà una mano? Luca, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno. Fornire materiali per rendere possibile riparazione e crescita dei tessuti. Che magari sarebbe anche la risposta esatta, però io ti ho chiesto come stai, mi hai detto fornire. Stai bene, dobbiamo fare una chiacchierata. Di dove sei? San Michele al Fiume. E che si trova dove? Mondago, provincia di Pesaro. Oh, sei in provincia di Pesaro. Bene, che cosa c'è di bello nel tuo posto? Non l'hai mai visto, no? Ci sarà qualcosa. Le manifestazioni storiche. Le manifestazioni storiche, per esempio la festa della birra. Una manifestazione storica importante qual è? La caccia al cinghiale. La caccia al cinghiale, alla quale mi auguro parteciperai. Senti, per funzione plastica degli alimenti, voi della terza B intendete che cosa? Fornire materiali per rendere possibile riparazione e crescita del tessuto. Ed è la risposta esatta, 5 su 5, complimenti Luca, va bene, bravi! La pulsantiera più veloce è ancora una volta quella della terza E, terrificanti rispetto agli altri, ragazzi, diamoci da fare, mi raccomando, attenzione! Prossima domanda, la domanda che ci viene proposta da Food Brand Marche. La domanda è: che cosa ha portato la globalizzazione in cucina? Chef maschili, l'utilizzo dei fornelli a gas, scarso utilizzo delle materie prime o nuovi prodotti? Chiediamo aiuto al nostro chef Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Bruno Costio, che oggi è il nostro graditissimo ospite. Chef, che cosa ha portato la globalizzazione in cucina? Ecco, la globalizzazione ha portato delle cose buone e delle cose cattive. Una delle cose buone che ha portato in Italia sono i prodotti multietnici, diciamo. Ad esempio, lo zenzero in agrodolce, la salsa di soia, l'avocado, frutto della passione, tutti quegli ingredienti che arrivano dalle Americhe, diciamo, e dell'Asia. Nuovi prodotti! Ah, questa era materia dell'argomento di prima, la terza A e la terza B hanno risposto esattamente, gli altri si sono un po' persi, forse c'era una risposta che poteva ingannare. Classifica generale, chi andrebbe in finale nazionale per vincere i grandi premi di Cooking Quiz? In questo momento in testa abbiamo la terza B, poi la terza E, la D, la A e la C. È la terza B capitanata da Luca, allora, che è in testa in questo momento. Una domanda che riguarda l'ortofrutta con citrus che sostiene la Fondazione Umberto Veronesi. Ma questa è facile in generale. Ragazzi, riferendoci a un prodotto alimentare, quando leggiamo la scritta non trattato, che cosa si intende? Non trattato è un sinonimo di biologico. Non ha subito trattamenti chimici dopo la raccolta. Non è stato messo in cella frigorifera ad atmosfera controllata. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Tu invece di dove sei? Ancona. Ancona. Beh, ancora le cose belle ce ne sono, non te lo dico neanche, voglio dire. Però se lo vuoi dire ai nostri telespettatori, c'è il mare. Ancona ha una caratteristica meravigliosa, il mare sorge... scusami, il sole sorge... E tramonta, si vede, ancora è l'unica città dove puoi vedere il sole sorgere e il sole tramontare. Non lo sapevi? Mezzo. Cioè, sapevi che sorgeva? Sì.
oppure tramontava. Bene, ha questa caratteristica. Riferendoci a un prodotto alimentare, quando leggi la scritta o leggete voi della terza D la scritta non trattato, si intende che cosa? Che non ha subito trattamenti chimici dopo la raccolta. Ed è la risposta esatta, ottimo! Ma non per tutti, bel lavoro! Abbiamo degli studenti molto ma molto preparati. La terza E ha risposto più velocemente, questo vuol dire che stiamo guadagnando punti e risaliamo la classifica. In questo momento in testa abbiamo la terza B. Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti. Un alimento è definito surgelato quando il suo interno raggiunge e mantiene alla vendita del consumatore la temperatura di meno 18 gradi centigradi oppure meno 32 gradi centigradi, più semplicemente quando raggiunge lo zero termico o forse la temperatura è di meno 1 grado centigrado. La risposta esatta è meno 18 gradi. Perde una classe qualche punto e un po' di terreno, è la terza E. Bene gli altri, ottimo lavoro per la squadra di Davide, terza D in testa. Nella cottura per ebollizione degli ortaggi, per limitare la dispersione di nutrienti, bisogna evitare di tagliare a pezzetti i vegetali da cuocere. Per mantenere invece il candore dei vegetali bianchi, come il cavolfiore e la rapa, durante la bollitura aggiungete sempre un goccio di aceto di vino bianco. Qual è il piatto che ha reso famoso ed unico il nostro chef Gualtiero Marchesi, che è rettore di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana? Il piatto è riso oro e zafferano, riso oro e fagiolini, riso oro e tartufo o il famoso aglio olio peperoncino. Chef Bruno Cossio, chef di ALMA, chef, qual è? Il piatto che ha reso famoso Marchesi è il riso oro e zafferano. In base a un riso allo zafferano, quindi un riso alla milanese, con l'aggiunta di questa foglia d'oro che simboleggia un po' una nobiltà del prodotto e una nobiltà del piatto in sé. Assolutamente! Riso oro e zafferano, 5 su 5, complimenti ragazzi! Si rifà immediatamente la terza E, ottimo lavoro! Andiamo con la prossima domanda. Vi parlo di Giblors, voi lo sapete che l'attrezzatura, l'abbigliamento tecnologico è proposto da Giblors. Adesso vediamo qualcosa, stanno scorrendo delle immagini per abbigliamento professionale, c'è grande cura nei dettagli. Guardate questi chef, questa è una gara alla quale partecipano moltissimi chef young, è una gara della San Pellegrino, c'è grande stile italiano, i migliori chef nazionali e internazionali, per esempio i migliori italiani ma anche Georges Blanc francese, sono tutti vestiti con Giblors. Vi faccio una domanda tecnica: da quanto tempo Giblors è sponsor di partner ALMA? Dal 2004, anno della nascita, dal 2010, dallo scorso anno o dal 2007? Più semplice del previsto, Giblors accompagna tutti gli chef ALMA dalla nascita 2004, caramba, abbiamo un plan. Attentissimi i nostri studenti. Vado alla classifica generale, dove in questo momento vedo in testa la terza D, è cambiato qualcosa. Cambia la classifica in finale, in questo momento ci andrebbe la terza D, attenzione. Quella marchigiana è cucina di terra e di mare, cui si aggiunge, più che in altri luoghi, l'influenza delle regioni vicine. Il tutto crea un armonioso mosaico gastronomico. Cominciando dagli antipasti, parliamo delle olivette alla scolana. Le olive alla scolana del Piceno DOP si preparano denocciolando e svuotando le grosse olive ottenute dalla varietà Ascolana Tenera e farcendole con un trito finissimo di carni di bovino, suino ed eventualmente di pollo e tacchino rosolate, e poi cotte. Uova, formaggio stagionato, olio extravergine, strutto, vino bianco secco, cipolla, carota, costa di sedano, noce moscata, sale e facoltativamente salsa di pomodoro, chiodi di garofano, pepe, buccia di limone grattugiata e altri aromi. Il tutto viene quindi passato in farina, uovo battuto e pangrattato ed è infine fritto. Le medesime olive sono molto apprezzate anche nella versione in salamoia. I primi piatti delle Marche passano per il brodetto, ossia la zuppa di pesce, che viene preparato in ogni località di mare con modalità e pesci diversi. Da Pesaro ad Ancona, tuttavia, i pesci vengono messi nel tegame insieme al pomodoro e agli aromi, mentre a sud del Monte Conero si fanno prima rosolare, infarinati, e l'influenza abruzzese porta l'aggiunta di un pizzico di zafferano. Altro primo piatto con elemento di importazione sono i passatelli, tipici romagnoli, ma che nel pesarese si cuociono nel brodo di pesce.
L'ingrediente più usato negli anni 80. La pat... Oi! Il sale. Il coscio di pollo o il farro? Qui ho bisogno della sapienza di uno dei nostri studenti. L'ingrediente più usato negli anni 80. Marco della terza C, vieni. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno. Oh, Marco, senti, da Michael non abbiamo avuto informazioni sulla fidanzata, come va trattata. Tu a che punto sei con i gemellaggi? Ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo. Bene, l'ultima volta che hai avuto la fidanzata quanto tempo fa? 2 anni. T'ha lasciato o l'hai lasciata? L'ho lasciato io. E come mai? Come mai? No, è una storia lunga. Okay. Non abbiamo tempo, va bene. Stai piangendo un po' per questo? No, no. Come si chiama? Chiama... Beh, non me lo possiamo dire. Come si chiama? Lucia. Lucia, puoi dire qualcosa davanti alle telecamere? Lucia, che non hai mai avuto il coraggio di dirle, guarda. Lucia, alla fine mi devi restituire che cosa? Dei soldi, l'anello, un regalo importante. Boh, non lo so. Ho sentito una cosa che non... inenarrabile, che non... Non c'è un oggetto particolare. No. Allora la riporterai a cena, guarda, giusto per chiarirvi un po'. Prepareranno un piatto tipico degli anni 80. E secondo voi che cosa ci hanno messo come ingrediente? Quello più usato in assoluto. La panna. Ma certamente la panna, 5 su 5. Chef. Ecco, l'ingrediente più utilizzato negli anni 80, troveremo la panna. La panna, perché quasi tutto veniva aggiunto dalla panna. Sia nella carne, sia nei pesci, sia nella pasta. Un ingrediente che si trova veramente dappertutto ancora oggi. Spiegazione è andata benissimo, complimenti. Allora vado con la prossima domanda. Ottimo Michael, attenzione. Salve ragazzi, sono Enrico Piazza. Oggi dal nostro libro Cuocere andremo a pescare una domanda sulla marmitta, ma non la marmitta della vostra moto. La marmitta, lo strumento che tutti voi utilizzate in cucina. Quali delle seguenti caratteristiche è attribuibile alla marmitta? Allora, oggetto della cucina, si chiama marmitta, una grande curiosità a casa. Che caratteristiche deve possedere la marmitta? È impiegata per cotture brevi e a temperatura alta, cotture lunghe e a bassa temperatura, è una pentola bassa con 2 manici o non è adatta alla preparazione di fondi e cotture di prodotti in acqua. La marmitta, chef, che cos'è la marmitta? La marmitta è una padella di bassa altezza con un diametro molto largo. Quasi sempre si usa per fare delle cotture brasate, quindi a bassa temperatura per un lungo tempo. Cotture lunghe, bassa temperatura, grazie chef. Ricordatevelo a casa, pentola particolare, rispondono bene in 4, uno ha sbagliato, potrebbe essere determinante per la classe che ha sbagliato l'accesso alla finalissima. Quando è stato creato, ragazzi, il piatto dripping di pesce? Vediamo, siccome lo chef ne ha parlato stamattina durante la lezione, il nostro chef Alma, se siete stati attenti, è stato creato nel 2004. Riescono bene, rispondono esattamente 2 classi su 5. Siamo quasi in fondo, la domanda riguarda le materie prime importantissime. Pesce azzurro, chi era costui? Pesce di fiume che è colorato di azzurro. Un pesce di mare che ha il dorso blu. Un pesce d'acqua dolce che vive in acque limpide in altura. O un pesce di colore azzurro brillante che si trova nel Mediterraneo e solo in estate. Ciao Claudio! Ciao a tutti! Ela! Figlio unico? No, un fratello. Ah, un fratello. Salutalo pure a casa. Ciao Fabiano! Ciao Fabiano, sono Claudio. 16 anni, sembra uomini e donne, mi presento. Con un po' più di trasporto, più grande o più piccolo? Più piccolo. Più piccolo, bene. Allora, qual è il piatto preferito di tuo fratello? Non ne ho idea. Non ne hai idea, non mangiate mai insieme. Il tuo piatto preferito invece? No, mi piace la pasta in tutte le sue forme. Benissimo, in tutte le sue declinazioni. Esatto. E viva la pasta. A ragù, per esempio. Certamente. Va benissimo. Oh, e senti, con il pesce? Frutti di mare in generale, dai. Ah, ok. E se ci dovessimo mettere del pesce azzurro, per pesce azzurro che cosa si intende? Così lo spieghiamo anche a casa. Pesce di colore azzurro brillante presente nel Mediterraneo solo d'estate.
È un pesce di mare che ha il dorso blu e non è presente solo d'estate. Ma è un pesce di mare che ha il dorso blu, più semplicemente, pesce azzurro. Vado con l'ultima domanda. Il termine fontana corrisponde a... Con la domanda di prima avete fatto impallidire lo chef. Termine fontana, pulizia dei pesci tramite acqua corrente continua, pulizia degli ortaggi nel lavello di cucina, versare a fontana dell'acqua fredda su fondi di cucina in ebollizione, o è un tipo di farina disposta per una particolare lavorazione. Chi lo sa il termine fontana? È la farina disposta per una particolare lavorazione. 5 su 5, complimenti! Allora, abbiamo l'emozione di vedere quale tra le due classi che sono rimaste andrà in finalissima. E adesso ce la godiamo un po' insieme. Ah! È arrivato il momento di vedere chi sarà il vincitore dopo questa gara straordinaria, dove su tecniche di cucina, materie prime, sana e corretta alimentazione, qualche curiosità legata alle domande del nostro chef Bruno Cossio sulla cucina degli anni 80 e 90, la terza B e la terza D si sono sfidate, ma solo una raggiungerà la finalissima nazionale, ed è la terza... La terza D! Bel lavoro! Da Senigalli è tutto, appuntamento alla prossima puntata di Cooking Quiz, un applauso dai ragazzi dell'Istituto Panzini, ciao!